siamo a Brescia, quinta tappa di questo Fiat Music Tour, che nasce anche in concomitanza, questo Fiat Tour, con la 500, con i 60 anni della Fiat 500. Questa è una delle 560 esemplari di Limited Edition e questa è la Fiat 500, brandizzata Fiat. Guarda, ma quante ce ne sono? Guarda che bella anche la riva. Mamma mia. È chiusa perché giustamente è preziosa. E niente, tanti ragazzi arrivano, fanno ascoltare i loro brani con la pendrive o col CD e molti anche con la chitarra acustica. Stiamo non soltanto selezionando quelli che parteciperanno ai prossimi live di Fiat Music, ma soprattutto confrontandoci, dando un consiglio dei ragazzi che amano tantissimo la musica ma non hanno mai l'opportunità di confrontarsi con qualcuno che serenamente li incoraggia e gli dà qualche dritta. Partiamo con Fiat Music Tour qui a Brescia. Io vi ho già visto. Dove? Allora, a parte che mi siete venuti a trovare, però sì. Dove, okay. Voi avete fatto The Voice? Abbiamo fatto The Voice. Con l'anno chi? Scorso. Con chi? Eravamo in squadra con Raffa. Vi chiamate? Foxy Ladies. Siamo tre sorelle. Yes. Non vi assomigliate? No, aspetta. Vicine. Sì. L'occhio. Pronte? Yes. Vista web, osservo tutti tranne me, ti blocco, ti risblocco per attirare ancora un tocco. Click that box smile, click that box smile, click that box smile, non mi prenderai. Camera a vista web, il letto disfatto, ci dorme il mio gatto, penso di essere l'unica, il mondo è nella mente, mente che mente, cuore invadente, passo rassente. Ti piace se, mi piace che, 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 ti piace se, mi piace che. Come ti ho promesso, ti ricordi? Quella volta siamo visti, siamo arrivati con un CD terribile fatto casareccio, che ti avevo detto tu, ma cos'è questa schifezza? Giustamente. Sì. E questo invece era venuto fuori. No, perché era. Questo... Stavamo facendolo in realtà, quindi devo farlo. Certo. Però la copertina era questa. Voi vi chiamate La Via. Sì. Di dove siete? Di Padova. Facciamo Volo di Rondine, perché quella. Volo di Rondine, sì. Quella su cui punti di più. Quella più pop. Sì, peccato l'altra l'avevo già sentita, quindi. Quella più pop, questa. Questa è quella più pop, sì. Lungo questa via, dove un anno fa eri andata via, rivivo la magia, era verità velata di bugia. Io ti aspetterò, volo di rondine, sento le tue ali di fragile allegria e ti chiederò, anche se e non tu che canti, capire, seconda voce, tu suona. Simone Vannini. Buongiorno. Ci siamo visti alla presentazione di David Bowie per la prima volta e poi ci scriviamo spesso nelle dirette Facebook, diciamo così. Perché Simone ha scritto quella frase lì? Falla vedere. I sogni non dormono, perché penso sarà il titolo del mio primo EP e mi piace come frase, perché è un sogno, non lo puoi spegnere. Puoi spegnere tante cose, ma siamo in un mondo dove ci cercano di spegnerci tutto, il cervello, e non farci più ragionare, invece i sogni devono stare. Giustamente oggi ho bisogno di spazio. E il pezzo invece che ti faccio ascoltare si intitola E intanto piove. E fa così. Two, three, four, e intanto piove. Piove sui tetti delle case, sui giardini e sulle aiuole.
sole su questa terra arida che ha visto per troppo tempo il sole. E intanto piove. Ed i bambini hanno smesso di giocare anche al pallone. E per le strade non c'è in giro neanche un cane, perché fuori piove. E c'è chi sogna, chi sbaglia, chi muore. E c'è chi invece sa fare l'amore. E c'è chi odia, chi ama, chi vuole. E c'è chi non ha niente e sorride. Ma intanto piove. Na 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 na. Na 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 na. Io mi chiamo Arturo Fracassa, piacere. Ciao Arturo Fracassa. Socce che copertina che copertina, hai fatto. Copertina, hai visto? Sembri il lupo mannaro, sembri quello di Thriller. Sai Michael Jackson in Thriller? Allora, ti faccio. Avevo pensato di farti ascoltare una canzone che in realtà non è lì, ma sì, è una canzone che ho scritto recentemente, abbastanza di recente. Come si chiama? Che si intitola E scriverò di te. Sono qui, davanti alla stazione, con la valigia pronta, il treno è già in partenza ed io mi sento perso nel tuo sorriso rotto, nelle tue lacrime. Ma quanto costa dirsi addio, od anche solo un ciao, quanto costa non vedersi, non toccare le tue mani, e quanto costa silenzio, oppure stare fermo, quanto costa rinunciare, non spezzare le tue ali, ed ho uno sguardo al cielo, e scriverò di te. Allora, però bon tu tempi. Ti presenti come Buontempi. Come Buontempi, sì, sì, allora, sì. Vieni sì. Fin qua. Fin qua. Ok, hai portato una pendrive o facciamo sì, live? Sì, ne ho una, ho solo un inedito che mi è uscito la settimana scorsa, però posso farlo anche là. È uscito un inedito? L'ho fatto uscire io. L'ho fatto uscire io. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Di dove sei tu? Di Brescia, di Brescia. Di Brescia, si sente. Sì, sì. L'ho fatto uscire io, sì, sì, sì. Certo. Preparo la valigia e poi saluto quel flusso di emozioni che mi abbracciano, cercando di restare sempre lucido, ma lucidi i miei occhi che si bagnano, annuso questo asfalto chilometrico, contando tutti i passi stanno in bilico, con le mie braccia aperte a mo' di aereo e con la forza in tasca che pareggia il brivido, sapere cosa cerco inutile, ma la sostanza del provare utile, per capire questo mondo fragile, che perde, si spezza, mi cambio col vento. Io volo e lui fermo, non cerco un arrivo, ma solo un sorriso, che forse è banale, ma niente può dare quel brivido lento in un solo secondo, un semplice gesto è un vero bagaglio. Ghirardelli Bersini Band. Sì, esatto. Di dove siete? Brescia. Ah, Brescia, Brescia. Provincia di Brescia. Di dove? Io di Cizzago e lui di Cazzago. Sì, per metà, perché ho un sogno da realizzare, ma la gente attorno a me guarda e dice quel che non sa, che la fortuna ritornerà, e ora canto la mia canzone, ma domani non viene mai, se ripeto lo stesso errore, una guida mi svelerà quali tracce dovrò seguire. Sguardi che si incrociano ogni giorno, quali volti riconoscerò, quali mani poi stringerò.
riusciamo ad entrare? Sarebbe una grande cosa se riuscisse ad entrare un contrabbasso qui dentro. Il contrabbasso nel Fiat Music Studio, ragazzi, è un qualcosa di strepitoso. Sì, non rovinarlo, l'importante è questo. Oh, figurati, quello del contrabbasso costa quanto tutto il furgone. Costa come tutto il furgone. Solo che l'hai voltato alla parte sbagliata. Prova a voltarlo. Allora, non vado in difficoltà a riuscire a suonare. Abbiamo provato di portare il contrabbasso dentro, ma non entra nella roulotte Fiat Music. Quindi, Emanuele, vai. Ok. Qui davanti. Vi faccio ascoltare un brano, si chiama Sagg. Ed è tra... Com'è? Sagg, che in napoletano significa sali. Ma di dove sei tu? Io sono di Napoli. Allora, qui siamo alle prese con Alex Castelli, and Love Me Three Times. Che sono da solo però, quindi... Sì, quindi Three Times non ci sono. Another Time. Hai voluto fare lo sborone. No, ho voluto stare a casa loro. No, Love Me Two Times era dei Doors, tu hai voluto fare Love Me Three Times. La situazione era ovvia. L'ho visto. Sì, sì. Dire, dare, dire, fare, c'è di mezzo il mare. Avere questo non lo puoi tenere dentro. Tento tanto stento, tengo dentro tutto ciò che sento. Mentre penso che lo vorrei dire a tutto il mondo. Cristian, Giuseppe, stringetevi, venite, vieni, Davide, gira. C'ho piede lungo. Ciao, Michael, piacere. Ciao, Michael. Confortevole. Carino qui, sì, molto intimo, bello. Molto bello per raccontare quello che fate. Naked, di dove siete voi? Garbagnate. Della provincia di Milano. Sì, so dove è Garbagnate. Siamo di Lecco noi. Lecco. Siete un duo o siete soltanto in formazione? Si è ridotto. C'è il batterista fuori perché è minorenne, non lo sapevamo, quindi è rimasto fuori. Poi il nostro bassista oggi è un'università, quindi è stato un po' ridotto. In quattro. Siamo in quattro, in formazione originale, sì. Bene, voglio sentirvi in acustico. Ok, va bene. Che cosa mi fate? È un pezzo inedito, uno degli ultimi scritti, bene, ok. Thank you.
What's his face? Where's the light? Will be at the ending of an empire. No plan, we have no fears. We come on real, we come on real. Bring to the end the world we feel. Until we kneel, until we bleed. Dove sei, Serena? Sono di Brescia. Di Brescia. Brescia, Brescia. Di questo sì. Luogo qui. Di questo luogo e sacro. E cosa fai nella vita? Sono tornata a fare la cantante. Perché e prima? Prima facevo 50 lavori oltre a fare la cantante. Adesso rifaccio la cantante un po' di più anche nei vari bar, locali, ovunque. Poi da un anno che sono uscita con questo disco. Metro. Di distanza. Di distanza. Questo disco, diciamo, che rappresenta tanti aspetti emotivi dell'amore, che può essere l'amore quello della rinascita, come Fragile e Forte, per esempio, che parla di imparare a usare una forza che è diversa rispetto al combattere, ma da quando si impara a entrare nella propria debolezza, in realtà diventa la forza. Sì. E Piacerti per sempre invece parla di un amore dipendente, tipo dell'amore quello che ti fa male ma che non riesce a resistere. Fragile e forte allo stesso tempo, come un ramo si tende al sole anche durante l'inverno. Stai lì irrobustendoti, pronta a lasciare le cose che non ti servono, come le foglie che cadono. Fragile e forte allo stesso tempo, pronta a rimetterti in piedi anche dopo l'ennesimo sgomento. Sai che è tempo di correre, ed anche se ti senti ciao Red, come ti chiami? Sono Francesco. Francesco. Piacere. Francesco, buon anno. Eccoci. Perché fai musica? Faccio musica perché io sono una persona molto timida. Io vado davanti più vicino. Sei io molto timido? Sì, davanti alle persone mi blocco sempre da parlare. E sì. Ma adesso non ti stai bloccando. Adesso sei tu. E perché? Tu mi sblocchi. Come ti sblocco? Perché siamo in un ambiente molto. Tu non mi pressi, capito? Non c'ho mille occhi addosso. Quando ho troppi occhi addosso mi perdo. E magari scrivere mi aiuta a questo. Ma hai cercato di capire il perché? Mi sento diverso dagli altri. Aspettare quell'attimo che non c'è. Io non parlo perché tutto sembra così diverso da me. Ho le mie promesse ma vibrano le domande da sole, quelle alle quali non resta che il silenzio. Resta ferma, devo parlare.
stare con te. Non ho più la pazienza di andare per riprovare. Tu dammi un segnale, poi accendimi, perché sai che lei è così diversa da me. Così diversa da me. Ciao Emilio. Oddio, scusa. Di dove sei, Emilio? Castelleone, provincia di Cremona. Faccio mercatini. E cosa vendi nei mercatini? Come? Cosa vendi nei mercatini? Di tutto. Cioè? Di tutto. Prevalentemente arredamento. Perché fai musica? Boh, sempre fatto. Sì. Anche se non hai portato il vino, dai, lo sai, non ti ammazzerò. Questa sera con la luna piena, di quelle che poi non deludono mai. Se vuoi parliamo ancora un poco del Perù, di Kathmandu o di quello che vuoi. Ma se domani poi arriva lo stesso, a che penserai? Di me. Piacere. Michele. Ciao, Michele. E tu? Camilla, piacere. Camilla. Ma tu sei insieme a lui? Canti? Mm-hmm. Sì. Ah, siete un duo voi? Diciamo, oh, sì. Iolomitas. Con la Y. In quanti siete nel gruppo? Allora, in verità il gruppo è un progetto allargato, nel senso che è nato dalla... Una comune hippie? No, nel senso che è nato dalla collaborazione mia con un percussionista, che è Davide Miglietti. Sì. E poi abbiamo deciso di presentarci in diverse situazioni, a seconda, diciamo, di quello che capitava, con varie collaborazioni, musicisti, cantanti, di ogni tipo, che alla fine riassumono il senso del nostro progetto. Iolomitas vuol dire vivere una volta sola e farlo con gusto. Ciao Matteo. Ciao, allora Matteo Bignotti. Bignotti. Cosa ascoltiamo, Matteo? Quello che vuoi. Cioè, no, se tu che mi devi dire, io non ti conosco. Io metto, vabbè, la prima di questa, che è quella che dà il titolo al demo, che non l'avrei mai detto. Vivo una vita che non l'avrei detto. Quando è 15 anni sono caduto giù dal letto. Ho visto i miei sogni andarsene lontano. Ed è sangue e latte pianto per un anno. Quando le mie mani toccavano nel buio il frutto proibito nel pensiero di qualcuno. Quando i miei pensieri molto innocui ed innocenti mi facevano gemere stringendo i denti. A volte faccio solo un gran rumore, a volte chiudo gli occhi e ascolto il cuore. A volte sai mi sembra di essere da solo, ma ci credo ancora. Bonzi Bo, siamo noi. Bara Bonzi Bonzi Bo, con tanto di piacere cane. Di conoscerla. Ciao, senti, mi chiedi che dammi del tu e non c'è problema. Allora, che cos'è al di là del fatto che avete uno splendido cane? Che è di razza o un... È mezzo umano e mezzo boxer. Di dove siete? Io sono napoletano. 100%. Tu? Sono un immigrato di seconda generazione, nel senso che mi sono di Salerno, quindi in realtà. Salerno, e dove vivete? Brescia. Brescia. Ci siamo ispirati un po' a questo gruppo francese, Le Negres Vertes. Ah, bello! Quindi un po' di pachanga nostrana. Sì. Anzi, sai, buona bontà.
piacere. Ciao, di dove sei? Della Valle Camonica. Allora, cosa mi fai dal vivo? Faccio la pillola anticrisi che non c'è su questi qua. È una canzone che l'anno scorso mi è stata prodotta da un'etichetta di Milano. E ho fatto un video, però come Carlo Bonomelli l'avevo fatta quella. Ah, adesso okay. La porto avanti con il camaro. La pillola anticrisi ce l'ho io, l'ho mangiata e vedo Dio che lavora al posto mio, che mi divido tra terme passeggiate, belle femmine allupate, come fossi un gran pascià. Come ti chiami? Sono Alex Bettini. Di dove sei? Di Lago di Iseo, di Provaglio di Iseo. Sono ritornato. Ma che lavoro fai? Sono praticamente, io sono responsabile commerciale nel settore printing, information technology. Non è la musica il mio lavoro. E certo, ecco. Si capisce. Esatto. Non ecco. non è... Suoniamo parecchio, ho una mia band. Ho visto perditi nella mia malattia, ho visto 29 volte i Rolling Stone in concerto. E sì. Non ho finito perché ci sono ancora. Dei chitarristi di Rolling Stones quali preferisci? Chi frigge? Di tutti? Sì. Mi ha fatto apposta. Arriva il botto. Chi frigge come personaggio in breve? Sì, indubbiamente sì. Poi mi piaceva molto la tecnica di Mick Taylor, ma era poco stoniano come personaggio, sai? Per un'etichetta discografica bresciana che si chiama Fassol Music. Presidente è il mio amico, questo qua è un pezzo che ho scritto io come tanti altri. Poi c'è un altro pezzo che mi piace che si chiama Mirror, c'è anche qui in una versione diversa, si chiama Mirror e mi viene in mente che quella 500 lì ho scoperto che si chiama Mirror, perfetto.